Viaggi di parole, il podcast di In Toscana. Piero Pelù, l'incorreggibile rocker fiorentino, frontman dei Litfiba, spenge i riflettori e ci invita a seguirlo in un viaggio inedito, un sogno ad occhi aperti, l'avventura di un uomo in cerca della propria ombra. Si intitola Spacca l'infinito, il romanzo di una vita, il primo libro che ha scritto e che racconta una vita vissuta immerso nella musica fin da quando era piccolo. Piero Pelù, il rocker, l'attivista, l'anarcoide, il cantante, il pugile, il gigante e il diablo. Dimenticatevi tutto questo e preparatevi a partire alla scoperta del lato più nascosto del musicista toscano. Che Piero Pelù c'è in questo libro? Ma volendo c'è quello che non ci si aspetta, perché qui parlo molto in maniera romanzata, in una forma del quasi romanzo, soprattutto delle radici della mia famiglia, molto delle radici della mia famiglia, delle mie famiglie, da parte di mamma e di papà, che sono un po' anche le radici del secolo scorso. Perché ci sono dentro tantissimi eventi, tantissime cose che fanno parte del nostro DNA. La storia delle guerre, la storia del fascismo, la storia del dopoguerra, la storia del nucleare, dei due blocchi, tutto quello che fa parte appunto del mio mondo, di cui parlo anche nelle canzoni, sia con i Litfiba che da solista, ma che non avevo mai raccontato in una forma così esplicita. Sono tutti racconti che poi anche all'interno della famiglia fanno fatica a venire a galla, perché sono storie anche di grande dolore. C'è anche molta musica in questo libro. Assolutamente, la musica è proprio, senza fare giochi di parole, però è proprio la colonna sonora della mia vita in generale, qualsiasi musica. Ne parlo, lo dico, da quando ero bambino. Ho avuto la fortuna di avere un nonno musicofilo che mi faceva ascoltare Mussorgsky, mi faceva ascoltare Louis Armstrong. Mio padre che portava i 45 giri di Iannacci, vengo anch'io notturno a casa, le fiabe sonore, e poi i Beatles, i Black Sabbath, i Pink Floyd, il punk e tutto quello che fino ad oggi si ascolta. Insomma, per fortuna il mio amore, il mio attaccamento per la musica, pur non essendo un musicista, perché ho fatto degli studi e ne parlo, studi non voluti nei licei classici fiorentini, avrei voluto studiare musica, non l'ho potuto fare, però il mio amore per la musica è assolutamente incondizionato e primario. Nel libro parli anche di Enriquez, il cantante della banda Bardò, che è scomparso mesi fa. Sappiamo che eravate grandi amici. Sì, la perdita di Enriquez della banda Bardò per me è un duplice, un triplice significato, perché intanto come artista è una gravissima perdita, come intellettuale, perché Enriquez era ed è un grande intellettuale, un uomo di grande cultura e di grande ragionamento, e a questo io devo aggiungere purtroppo una perdita anche umana, perché con Enriquez siamo stati bambini e ragazzi insieme, ne parlo anche qui nel romanzo, con i suoi cugini Michele, Tommaso, eravamo bambini insieme, si giocava a calcio insieme, abbiamo incominciato a parlare di sogni legati alla musica insieme, quindi una perdita terribile per la musica e per tutti. Per fortuna Enriquez e la banda ci hanno lasciato un grande patrimonio di canzoni meravigliose. Con la banda Bardò ho un rapporto di vera fratellanza dai loro esordi, appunto dal famoso concerto all'Arca di Follonica, sulle Palafitte. Poi sono venuti in tournée con me, ho partecipato ai loro dischi, ai loro concerti, gli facevo le sorprese, mi fiondavo sul palco quando meno se l'aspettava.
quindi è veramente, come dire, è un po' veramente come, mi sento molto orfano in questi giorni e naturalmente faccio i più grandi auguri a tutta la banda Bardot perché riescano a trovare una nuova formula che permetta alla loro musica di essere sempre rappresentata e suonata dal vivo, perché c'è bisogno di quella musica. Viaggi di parole. Ascolta le altre puntate dei nostri podcast su intoscana.it.